Nel frattempo mi sono state girate due richieste, due domande, alle quali rispondo velocemente perché sono veloci. Allora, la prima mi chiedono se OM5 è uguale a OS2, no? Nel senso che tutte le fibre che sono identificate come OM sono multimodali, quindi la OM5 è l'ultima evoluzione delle fibre ottiche multimodali 50-125. Tutte quelle che vengono identificate come OS sono invece le single mode, quindi le monomodali. L'OS2, quindi, è l'evoluzione della OS1. Ha stesso principio, quindi stessi dro cioè, droganti che servono da booster, eccetera, eccetera, però le OS fanno parte delle fibre ottiche single mode, le OM fanno parte delle, sì, delle multimodali, quindi non sono la stessa cosa. La seconda domanda che mi fanno riguarda l'attenuazione delle connessioni. Mi dicono nelle connessioni le facce dei due tratti di fibra creano comunque una discontinuità e quindi comportano delle attenuazioni in trasmissione. Quante connessioni si possono fare per limitare questo problema? Questa domanda ha a che fare con il cosiddetto budget ottico. Quando io creo una tratta che parte dal trasmettitore e arriva al ricevitore, in mezzo posso avere diverse cose che mi provocano delle attenuazioni. La prima cosa, in prima battuta, è il cavo. Più è lungo il cavo, più ho attenuazione. Poi, ogni volta che faccio un'aggiunzione, mettiamo che ho l'aggiunta triccia fusione, perdo almeno 0,03 dB per l'aggiunzione, per ogni giunzione, quindi 0,03 dB da una parte e 0,03 dB da quell'altra. Ogni volta che ho una connettorizzazione, quindi che invece che giuntare connettorizzo direttamente, ho una perdita di circa 1,1-1,2 dB, dipende dalla tecnologia che sto utilizzando. Per calcolare quante di queste interruzioni io posso fare su una linea, ho bisogno di sapere con quanta potenza parto e con quanta potenza voglio arrivare in fondo, ok? Una volta che io ho questi due dati, con quanta potenza voglio arrivare in fondo, significa che capacità ho in ricezione, quindi quale deve essere il segnale minimo del ricevitore per poterlo far funzionare. Quindi una volta che io ho questi due dati, stabilendo che per ogni connessione perdo 1,2 dB e per ogni giunzione perdo 0,03 dB, faccio il conto ogni volta che inserisco uno di questi disturbi, diciamo così, perdo parte del segnale ottico e automaticamente so quanti ne posso fare per avere la potenza in uscita che mi serve. Si chiama esattamente calcolo del budget ottico. Quindi in realtà non c'è un numero che è stabilito a prescindere, ma deve essere calcolato di volta in volta, oppure nella maggior parte delle installazioni l'unica roba che bisogna fare è di fatto, avendo a che fare con una tratta, fare le due giunzioni che servono per fare la giunzione con i due pigtail, quindi le discontinuità che generalmente si fanno in un canale tipico sono queste due. Poi, se uno invece ci vuole aggiungere altre giunzioni, altre derivazioni, eccetera, eccetera, di volta in volta bisogna fare questo calcolo. Ovviamente lo strumento di misura che consente di calcolare diciamo l'attenuazione della tratta, lo strumento di misura, permette di capire quante e quali sono le discontinuità che lui sta incontrando nella tratta e dà evidenza di quella che è la perdita sul canale così come è fatto. Quindi lo strumento di misura può essere una buona indicazione per capire se sto facendo bene oppure no. Allora, al momento non ne ho altre di domande, quindi andiamo con l'FTTH. Se poi ne avete ancora, me ne sottoponete, vediamo se poi alla fine c'è tempo e vita ancora per rispondere. Allora, parliamo di FTTH, quindi il primo aspetto che dobbiamo andare a toccare sono sicuramente le normative, perché l'FTTH, che sta per Fiber to the Home, è una configurazione, quindi parliamo di ambito residenziale, normata. Qui vedete diciamo un sommario di quelle che sono le sigle che si usano generalmente in ambito operatori telefonici.
Praticamente, da una parte, nella parte blu, vedete la centrale, quindi la casetta a sinistra dei grafici è la centrale. Quella a destra invece è il nostro edificio che vogliamo andare a cablare. A seconda di quanto lungo è il tratto che dalla centrale arriva l'abitazione, parliamo rispettivamente di FTTN, Fiber to the Node, FTTC, Fiber to the Cabinet, FTTB, Fiber to the Building, o FTTH, Fiber to the Home. Vedete che nell'FTTN la lunghezza di fibra, che è quella blu e rossa, che vedete, si ferma, la tratta in fibra ottica si ferma a più di 300 metri dall'edificio, mentre invece nel Fiber to the Cabinet si ferma a 300 metri dall'edificio, ok? 100 metri o meno dall'edificio. I cabinet, li vedete nella foto, sono quelle scatolette con il tettuccio rosso che sono apparse in concomitanza o sopra, quindi in vicinanza o sopra, a quelli che erano gli armadi della DSL, degli operatori telefonici. Quindi quelli con il tettuccio rosso significa che lì, da lì alla centrale, abbiamo la presenza della fibra ottica. E i cabinet sono generalmente situati a meno di 300, fino a 300 metri dalle abitazioni. La configurazione Fiber to the Building invece significa che l'operatore arriva con la fibra ottica fuori da casa mia, quindi se abbiamo un condominio arriva fuori dalla proprietà privata, ma non entra. Quindi l'identificazione del Fiber to the Building avviene attraverso delle piccole colonnine che sono, si trovano al di fuori degli edifici, quindi delle singole abitazioni, fuori dal cancello, quindi sono proprio lì, fuori dalla proprietà privata. Mentre invece il Fiber to the Home implica che la fibra ottica costituisca anche la dorsale dell'edificio, quindi che entri nella proprietà privata, venga attestata all'interno dell'edificio, ci sia una dorsale verticale di edificio e la fibra ottica venga portata nel primo punto d'accesso dell'unità abitativa. Il primo punto d'accesso dell'unità abitativa significa dentro l'appartamento, non significa sul pianerottolo, significa dentro nell'appartamento. Quindi dentro nell'appartamento, così come arriva l'ingresso del cavo coassiale, tanto per fare un esempio, deve arrivare anche il connettore in fibra ottica, perché si parli di FTTH, ok? Allora, vediamo com'è regolata questa FTTH. Ovviamente perché hanno deciso di implementare l'FTTH? Perché a livello trasmissivo la fibra ottica ovviamente ha delle performance molto superiori rispetto al rame, sia in termini di distanze sia in termini di larghezza di banda. Parlando di banda larga e banda ultralarga, possiamo porre una discriminante intorno ai 30 megabit al secondo dal punto di vista della trasmissione, quindi sopra i 30 mega parliamo di banda ultralarga, sotto i 30 mega parliamo di banda larga. La banda larga ovviamente può essere realizzata anche con il rame, quindi con la DSL normale, mentre a seconda delle diverse configurazioni che andiamo a riprodurre, quindi Fiber to the Cabinet, Fiber to the Building, FTTH, vedete che all'abitazione, quindi alla casa, abbiamo più o meno larghezza di banda a seconda di quanta fibra e quanto vicina la portiamo all'interno dell'abitazione stessa. Vedete che nell'FTTH noi abbiamo la possibilità di avere in appartamento larghezze di banda che superano decisamente il gigabit utile. Ok? Quindi il motivo per cui è stata decisa l'implementazione dell'FTTH è un motivo che deriva di fatto da una direttiva europea. Allora, la direttiva europea di riferimento è la 2014/61/EU. Lo scopo fondamentale della direttiva europea era quello di ovviamente nel 2014 questa direttiva, e lo scopo fondamentale era quello di aumentare la digitalizzazione dei paesi della comunità economica europea. Quindi è stata fatta questa direttiva è stata recepita in particolare in Italia in due step. Il primo step di recepimento ha dato origine alla legge, che è la legge 164 articolo 135 bis, che è legge dal 2015, e poi c'è stato un secondo step di recepimento che ha dato origine a un decreto legislativo
legislativo, che è il 33 del 2016, che poi vediamo bene nel dettaglio cosa dice. Allora, nello step 1, quindi il pre-recepimento della direttiva europea che si è tramutato in legge, ci sono fondamentalmente tre commi che destano particolare attenzione per questo, diciamo, per questo livello di applicazione. Il comma 1 che dice fondamentalmente quali edifici, o meglio, sono sottoposti a obbligo di realizzazione dell'infrastruttura multiservizio passiva. Il comma 2, adesso li vediamo punto per punto, il comma 2 che definisce che cosa si intende per punto d'accesso, e il comma 3 che definisce come richiedere di fatto la certificazione di edificio predisposto alla banda ultralarga. Invece nello step 2, il decreto legislativo 33-2016 ha dato origine a quelli che erano dei chiarimenti relativi alle detrazioni fiscali e alla definizione di equo compenso. Adesso vediamo tutto. Allora, la direttiva europea, questa non mi interessa. Cosa dice il comma 1? Allora, abbiamo detto primo step di recepimento, comma 1, obbligo infrastruttura multiservizio passivo. Il comma 1 dice questo, che dal 1 luglio del 2015 tutti gli edifici di nuova costruzione o ristrutturazione profonda devono essere equipaggiati con una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Allora, ci soffermiamo un attimo sulle parti che ho evidenziato in verde, ok? Quindi la prima parte evidenziata in verde dice che dal 1 luglio 2015 nuova costruzione e ristrutturazione profonda hanno l'obbligo di implementazione di questa infrastruttura. Cosa si intende per nuovo e per ristrutturazione profonda? Nuovo, considerato domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1 luglio 2015, mentre per ristrutturazione profonda si intendono edifici che richiedano un rilascio permesso a costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera C del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia. Per esempio, il cambio di destinazione d'uso è uno di questi esempi, oppure dove si vanno a toccare i muri portanti dell'edificio rientrano nella ristrutturazione profonda, nel concetto di ristrutturazione profonda. Okay? Quindi il comma 1 che cosa dice? Che gli edifici di nuova costruzione, 1 luglio 2015, ristrutturazione profonda, hanno l'obbligo di essere equipaggiati con, seconda nota verde, infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio. Vediamo di che cosa si tratta. Infrastruttura fisica multiservizio passiva è la rete che vedete qua di fatto, quindi è un complesso di installazioni che si trovano presenti nell'edificio, per le quali è necessario prevedere intanto dei punti d'accesso, e i punti d'accesso sono, adesso li vediamo nel comma 2, sono definiti nel comma 2. Punti d'accesso semplicemente sono due punti che consentono agli operatori esterni, che sia l'antennista o che sia l'operatore telefonico, di poter accedere alla proprietà privata per poter portare il servizio, fondamentalmente. Okay? Detto che arrivi il servizio che io voglio andare a distribuire, l'infrastruttura fisica multiservizio è l'insieme di adeguati spazi installativi, che vuol dire predisposizione dei tubi, predisposizione degli spazi che servono ad ospitare tutti i componenti che servono per realizzare l'infrastruttura, e cavi in fibra ottica. Quindi, se ritorniamo un attimo alla legge, questa dice che devono essere equipaggiati da un'infrastruttura fisica multiservizio passiva, quindi tutto quel sistema di scatole, cavi, tubi, predisposizioni, canaline, pozzetti, tutto quel punti di accesso, fanno parte anche loro di adeguati spazi installativi, vedete, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità. Perché nel comma 1, come impianto di comunicazione ad alta velocità, fa riferimento esplicito alla fibra ottica? Perché ad oggi, finché questo benedetto 5G non viene implementato in maniera
sicura, massiva e soprattutto viene implementato, che la smettono di litigare sulle frequenze. Ad oggi l'unico mezzo trasmissivo che consente la comunicazione in banda ultralarga è la fibra ottica. L'abbiamo visto prima, quando abbiamo visto le differenze tra le tratte in rame e le tratte in fibra. L'unico mezzo trasmissivo ad oggi che è in grado di trasportare i 10 giga a distanze di chilometri è la fibra ottica, per quello che nel comma 1 si fa riferimento specifico alla fibra ottica. Quindi attenzione, quando si parla di predisposizione dell'infrastruttura fisica multiservizio passiva, per chi è abituato a lavorare nel mondo della installazione elettrica, predisposizione fa subito pensare al tubo. Non importa se dentro nel tubo c'è o non c'è il cavo, la predisposizione è il tubo, è la canalina, è la scatola vuota. Invece qua si parla di predisposizione intesa come adeguati spazi installativi. Il tubo, la canalina, la scatola vuota è un adeguato spazio installativo che andrà a ospitare l'impianto di comunicazione, quindi la fibra ottica, il connettore ottico, il pittele e tutto quello che ci va dietro. Ok? Quindi questo qui è un punto del comma 1 da tenere bene in considerazione. Ora, la domanda che nasce spontanea, che è nata anche a noi quando abbiamo lavorato nel gruppo di lavoro del 306.2 è stata quella di dire: va bene, ma se io ho una nuova costruzione o una ristrutturazione profonda in una zona dove, per esempio, l'operatore telefonico non è arrivato al building, quindi magari è ancora all'FTTN, quindi a più di 300 metri di fibra, la fibra ottica è a più di 300 metri, io sono obbligato lo stesso a tirare la fibra ottica all'interno dell'edificio? Allora, la risposta che è stata data dopo diciamo, alcune richieste di chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture è stata questa: che l'obbligo si ha per la costituzione degli adeguati spazi installativi. Quindi io, se la costruzione ricade in uno dei due casi, quindi nuova costruzione o ristrutturazione profonda, devo prevedere gli adeguati spazi installativi per la realizzazione dell'impianto in FTTH, quindi le canaline, i tubi, gli spazi e tutto quanto. Il cavo, quindi fisicamente il cavo, è possibile tirarlo anche in un secondo momento, quindi se da qui a 5 anni arriverà la fibra anche in questa abitazione, allora chi era in carico, in questo caso il costruttore piuttosto che il proprietario che ha in mano la ristrutturazione profonda, ha l'obbligo di espletare questo tipo di installazione, dovrà tornare e installare anche la parte di cavi. Ok? Quindi il cavo fisicamente può essere installato anche in un secondo momento, va a buon senso, perché poi ci sono delle zone in Italia che non verranno mai raggiunte dalla fibra ottica, no? Quindi magari, che ne so, mi viene in mente lo chalet in alta montagna, cioè lì magari non ha molto senso, però se lo chalet in alta montagna deve essere predisposto per la banda ultralarga, deve essere predisposto all'FTTH, ci deve essere lo spazio, quindi deve essere previsto l'adeguato spazio installativo per un giorno farci passare dentro il cavo a costo zero. Perché sono in target esattamente queste due tipologie di edifici al momento e non, per esempio, il vecchio, quindi già l'esistente? Proprio perché predisporre adeguati spazi installativi e impianti di comunicazioni a fronte di spese legate alla nuova costruzione o alla ristrutturazione profonda, l'incidenza di predisporre una rete che poi andrà a coprire la banda ultralarga ha dei costi notevolmente inferiori che non agire, per esempio, sull'esistente. Quindi sono stati identificati questi due edifici, in prima battuta queste due tipologie di edificio, proprio per questo motivo. Ovviamente, se io non voglio tirare, se io sono il costruttore, non voglio tirare subito il cavo, però predispongo gli spazi in maniera che poi, quando dovrò tornare, se dovrò tornare, dovrò tirare soltanto il cavo, ovviamente il costo che avrà l'inserimento del cavo sarà di un certo tipo che non se non predispongo neanche gli adeguati spazi installativi. Perché allora poi che cosa succede? Succede che se io non predispongo gli adeguati spazi, io costruttore non predispongo gli adeguati spazi installativi, me ne frego, faccio finta di niente, vendo la casa. Ok? E i condomini comprano la casa. Se uno
dei condomini va a scoprire di fatto che la casa avrebbe dovuto avere l'infrastruttura multiservizio passiva, e se per caso, sfortunato evento, l'operatore telefonico nel frattempo è arrivato fin fuori dalla casa e lui pretende di avere l'FTTH in casa, può andare in causa con il costruttore o chi aveva in capo la realizzazione dell'FTTH per farsi mettere a sue spese la fibra ottica in casa. Ovviamente, se l'adeguato spazio installativo non c'è, sarà onere di chi non ha espletato l'obbligo di legge predisporre l'infrastruttura così come richiesto dal condominio, con costi ovviamente superiori. Questo è lo stato attuale dell'implementazione della norma. Poi, in realtà, questo comma 1 è stato anche impugnato da alcuni comuni italiani nei quali l'anello metropolitano, quindi effettivamente l'FTTC o l'FTTB, non è, è ancora lontano, nel senso che ci sono dei comuni italiani nei quali la rete è stata implementata in maniera più massiva. Per esempio, penso a Nord-Est. Nel Nord-Est l'FTTH è già implementata in maniera piuttosto massiccia, come anche per esempio nella Puglia. Perché? Perché lì i lavori della costruzione degli anelli metropolitani da parte degli operatori sono iniziati molto tempo prima e sono progrediti in maniera molto più veloce. Quindi le case si sono trovate pronte prima, ok? Ora, ci sono invece delle aree che ancora hanno il rame che arriva alla centrale, cioè dalla centrale manco parte la fibra ottica. Ovviamente questi comuni, per evitare di imporre dei costi aggiuntivi, hanno chiesto delle deroghe a questa legge. Quindi è possibile che nel momento in cui vi troviate a fare delle consulenze, insomma, anche in questo ambito, è possibile che nel comune nel quale si vanno a effettuare i lavori ci sia la possibilità di deroga semplicemente deroga, quindi permette di non realizzare neanche la predisposizione all'infrastruttura, proprio perché la rete è ancora molto in stato molto, diciamo, è in stato iniziale, quindi si presuppone che da qui al prossimo decennio non si avranno sviluppi tecnologici di questo tipo. Quindi vale la pena magari controllare, nel momento in cui si ha in mano un progetto, controllare se il comune ha chiesto o no la deroga, perché a quel punto lì uno è a posto e va avanti con la realizzazione normale. Purtroppo capita anche che il costruttore non lo sappia. Cioè, quindi sì, va bene, ci sono quelli che fanno i furbi, ma ci sono anche quelli che non lo sanno. Quindi nel momento in cui noi forniamo la nostra consulenza per impianti, di nuova costruzione, magari vale la pena verificare se è stata anche considerata questa legge, quindi la presenza dell'infrastruttura fisica multiservizio passivo, perché potrebbe esserci anche la possibilità che chi ha in mano l'onere della costruzione della casa non conosca la legge della 164, che quindi poi si vada a incorrere in una serie di costi aggiuntivi che magari a saperlo prima possono essere evitati. Il comma 2, quindi il comma 2 definisce che cosa sono i punti d'accesso. Abbiamo detto che per poter cablare effettivamente, e oggi vediamo il caso migliore possibile nel caso in cui veramente dobbiamo far funzionare il servizio all'utente, ok? Quindi dove non è che stiamo a risparmiare lo scopo della presentazione di oggi è quello di mettere a disposizione, di darvi gli elementi per capire e per conoscere tutti quelli che sono i componenti per farla poi veramente funzionare questa rete, indipendentemente dal fatto che poi quello specifico palazzo non ce l'abbia o non ce l'abbia l'FTTH attivata. Che cosa dice il comma 2? Il comma 2 dice che per poter funzionare l'FTTH deve poter predisporre di uno o più punti d'accesso per gli operatori esterni. Gli operatori esterni, che possono essere l'operatore per esempio telefonico che porta i dati, che possono essere l'operatore dei segnali d'antenna, quindi banalmente l'antennista,
possono essere tutti gli operatori che propongono un servizio in fibra e che può essere utilizzato poi dai, dai condomini. Ora, la legge dice che il punto d'accesso deve essere almeno uno. Nel nostro esempio, che è il caso più tipico, insomma, di quelli che sono capitati, ne vedremo due. Ne vedremo uno nel sottotetto, che gestirà i servizi d'antenna, e uno nel seminterrato, che gestirà i servizi degli operatori telefonici. Per quanto riguarda il punto d'accesso, anche lui è considerato un adeguato spazio installativo. Vi ricordate che per predisposizione all'infrastruttura fisica multiservizio intendiamo adeguati spazi installativi e sistema di comunicazione in fibra ottica. L'adeguato spazio installativo perché? Perché ci deve essere un adeguato spazio in cui arriva l'operatore con la sua strumentazione che gli serve per attivare il servizio e deve arrivare dall'esterno entrando in una proprietà privata, che sia il cosiddetto ROE, ripartitore ottico di edificio, che è l'apparato, diciamo, attivo dell'operatore telefonico, o che sia il terminale di testa, che è l'apparato, diciamo, attivo dell'antennista. Ci deve essere lo spazio fisico per poter posizionare questi due componenti, oltre al fatto di poterci andare a lavorare, fondamentalmente. Questi sono considerati i punti d'accesso. Qua c'è la definizione, il punto d'accesso deve essere accessibile alle imprese autorizzate e il punto d'accesso è anche motivo, uno dei motivi, per cui poi nello step 2 di recepimento si è dato vita al decreto legislativo 33, quello che dopo vedremo. Perché? Perché il punto d'accesso in realtà è una, se vogliamo, arma a doppio taglio, nel senso che è un do-ut des. Quindi io, condomino, ti do la possibilità a te, operatore, di accedere alla mia proprietà privata con i tuoi dispositivi e ti compro il servizio, perché se io ti permetto di installarmi la rete in fibra ottica, ovviamente è ragionevole pensare che poi la userò e farò l'abbonamento con te, ok? Quindi io, condomino, se dal mio punto di vista ti sto dando questo vantaggione di entrare a casa mia, mettermi la rete e poi io la utilizzerò. Dal punto di vista dell'operatore telefonico, dice: guarda che io ti sto facendo un piacere a portarti la rete, perché altrimenti tu non avresti a disposizione la rete e quindi tu mi dovrai pagare un canone per il quindi è una questione di equilibrio. Questo equilibrio si chiama equo compenso ed è trattato nel decreto legislativo 33. Questo equo compenso è: io ti faccio entrare in casa mia, però voglio uno sconto sul canone perché io ti sto facendo entrare in casa mia. Quell'altro gli dice: no, ma guarda che io ti sto facendo un piacere, quindi il canone rimane quello. O trovano un accordo, le due parti, quindi generalmente si trova l'accordo, non è una roba così complicata. O trovano un accordo, oppure questo che si chiama equo compenso viene stabilito dall'Agicom, quindi il tutto viene messo in mano all'Agicom e viene stabilito un equo compenso sulla base del servizio concesso dall'operatore e il servizio, quindi quello erogato dall'operatore, e quello invece che riceve l'utente. Ok? Quindi abbiamo già svangato anche la parte, diciamo, del decreto. Comunque, per punto d'accesso in questo caso si intende l'adeguato spazio per farci stare gli apparati e la possibilità di lavorare alle imprese esterne. Comma 3, quindi abbiamo detto comma 1, quali sono gli edifici in target e come deve essere considerata l'infrastruttura fisica multiservizio, quindi adeguati spazi installativi più il cablaggio. Punti d'accesso, adeguati spazi installativi e richiamo al decreto legislativo 33/2016, comma 2. Quando abbiamo ottemperato al comma 1 e al comma 2, chi ha in carico la realizzazione dell'infrastruttura fisica multiservizio passiva, che non è una figura ben determinata, cioè può essere banalmente l'installatore del condominio. L'installatore del condominio può essere la persona che realizza l'impianto di infrastruttura fisica multiservizio, non ci vogliono dei patentini apposta, oppure può essere direttamente l'antennista, oppure può essere direttamente l'operatore telefonico, non c'è una regola
su chi debba poi mettere le mani sull'impianto. Generalmente si fa fare all'artigiano del condominio, ecco, come la.